Buonasera, la cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale. Un'auto contro una moto è successo questa mattina intorno alle 7 al bivio di Nocella di Campli. A restare gravemente ferito è un 24enne che è stato ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo con fratture al bacino e agli arti superiori e inferiori. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale per i rilievi. La dinamica è tuttora in fase di accertamento. Ancora cronaca, terzo morto in spiaggia nel Teramano nel giro di una settimana. Dopo i due anziani vittime del caldo nei lidi di Martinsicuro e Giulianova, si registra purtroppo una terza vittima, Silvi Marina. Anche in questo caso a morire è stata un'anziana di 75 anni, NDT, queste le sue iniziali. Stava passeggiando davanti al Lido Venera quando si è accasciata a terra, molto probabilmente per un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il 118 e la Capitaneria di Porto. E sempre a Silvi, alcune notti fa c'è stato un incendio all'interno dell'azienda Barberini che produce lenti per occhiali. Il rogo che ha interessato un macchinario sarebbe stato generato in seguito ad un cortocircuito. Un operaio è rimasto lievemente intossicato a causa del fumo trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Sul posto, per domare le fiamme, che comunque non hanno creato problemi all'attività aziendale, sono intervenuti i vigili del fuoco di Roseto con il supporto di una squadra proveniente da Pescara. L'operaio è stato soccorso dal personale della Croce Rossa che lo ha trasportato al San Liberatore di Atri. E cambiamo argomento, ma ci spostiamo a Pineto. Sarà inaugurata, è stata inaugurata alcune sere fa, la prima piazzetta del gusto. L'appuntamento si è svolto nel cuore di Pineto, in via Milano. Il progetto è stato realizzato dalla società Consortile Terre del Cerrano con l'obiettivo di promuovere i prodotti del progetto Amici del Parco e farli conoscere ad un vasto pubblico. Nuovo l'approccio con il pubblico, non solo esposizione e vendita, ma anche e soprattutto degustazione in luogo ricreato appositamente. Per dare al visitatore e assaggiatore il vero gusto di altri tempi. Il nome Piazzetta del Gusto è significativo, si legge in una nota dei promotori. Si tratta di una vera e propria piazzetta con annesso casolare nel quale si vuole riprodurre un angolo del passato, dove ogni sera saranno preparati piatti antichi e tradizionali in versione self-service e saranno anche organizzate serate a tema. Voltiamo ancora pagina, parliamo adesso dell'olio extravergine d'oliva, un prodotto molto conosciuto ma ancora poco apprezzato. Lo ha ribadito nel corso di una tavola rotonda che si è svolta a Pescara l'assessore regionale all'agricoltura Mauro Febo. Vediamo il servizio. I soldi per l'Abruzzo sul nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2010 saranno tanti. Si tratta ancora di indiscrezioni, ma la premialità per la regione tra le prime per spesa comunitaria faranno sentire il loro peso. Lo ha anticipato l'assessore all'agricoltura Mauro Febbo intervenendo a Pescara ai lavori della tavola rotonda dal tema Oli DOP, primato di un paese di eccellenze, nel corso della quale è stata presentata una guida a cura di FederDOP Olio, sulla quale imparare a scoprire il sapore e il valore dell'olio extravergine d'oliva. Un prodotto dalle grandi qualità salutistiche, quindi, ma ancora sottovalutato e poco conosciuto dagli italiani. Secondo Febbo sarà proprio il nuovo piano di sviluppo rurale lo strumento adatto a superare le lacune di legislazione comunitaria sorda e cieca rispetto a certe problematiche. Alcune vittorie sul piano normativo per la tutela della tipicità siamo riusciti a coglierle, come quella dell'etichettatura, ma altro deve essere ancora fatto e lo faremo, afferma Febbo, utilizzando la leva della programmazione regionale, puntando soprattutto sulla qualità. Nonostante l'olio extravergine abruzzese mostri dinamismo e si faccia apprezzare negli eventi più prestigiosi, resta ancora bassa però la consapevolezza degli abruzzesi verso la grande qualità di un prodotto tipico ed unico delle nostre colline. Fino a 2 anni fa, ha precisato l'assessore, al consumo interno non superava il 40%, lo abbiamo spinto al 50% e speriamo arrivi al 90%, ma è chiaro che i primi a dover apprezzare questo prodotto debbono essere proprio gli abruzzesi. In Italia la conoscenza del prodotto olio sono così come forte il peso delle contraffazioni dei marchi italiani. La guida che sarà distribuita ai livelli politico-decisionali del governo, oltre ad elencare le caratteristiche organolettiche storiche delle DOP regionali, contiene anche consigli utili sulla conservazione e propone domande ricorrenti sull'uso dell'olio, specifica il ruolo dell'olfatto e dell'assaggio nella sua conoscenza e offre anche un decalogo per acquistare consapevolmente un olio di denominazione di origine protetta.
E di nuovo a Pineto, perché con l'apertura ufficiale della stagione balneare 2013 si apprende che i russi acquistano più di 30 appartamenti in città. Sono innamorati della Pineta, del mare e della vicinanza con Atri. Vengono prevalentemente da San Pietroburgo e da Mosca. L'imprenditore edile Ruggero Balducci dell'agenzia Agora ci ha spiegato che il popolo russo di natura è diffidente, ma quando sceglie un luogo tesse la tela per attrarre altri conterranei al fine di creare una vera e propria comunità. Balducci aggiunge che molti broker immobiliari hanno distolto le attenzioni dalle classiche mete turistiche come Monte Carlo o Forte dei Marmi. E siamo alla pagina sportiva. Ha presentato nel corso di una conferenza stampa un importante evento che si svolgerà per tutta l'estate, ovvero dei tornei di beach volley sulle spiagge abruzzesi. Grande soddisfazione dell'assessore allo sport Carlo Masci. Vediamo. 7 tappe di beach volley sulle spiagge abruzzesi che si concluderanno con una finalissima ad Alba Adriatica, forse con l'ortonese pallavolista italiano Paolo Nicolai nella veste di special guest. L'iniziativa, che partirà già sabato 22 giugno, si concluderà il 4 agosto, denominata Dream 20, una vetrina per l'Abruzzo col beach volley che è stata presentata dall'assessore allo sport Carlo Masci nel corso di una conferenza stampa a Pescara, alla presenza degli organizzatori Vladimiro Ondifero e Nicola Napoleone, in stretta collaborazione con la associazione sportiva Dream Volley. Si tratta di un circuito regionale dedicato ad uno sport che ha visto tanti giovani da sempre appassionarsi sulle splendide spiagge abruzzesi, ha commentato Masci. Non saranno le spiagge californiane dove questo sport è nato, ma l'Abruzzo ha impianti sportivi naturalistici di grande validità e bellezza. Infatti, di connubio tra sport e valorizzazione del territorio hanno diffusamente parlato Napoleone e Ondifero, insistendo su una progettualità a lunga scadenza che è l'obiettivo di coinvolgere anche gli operatori turistici e gli imprenditori. Un programma ambizioso degli organizzatori che confidano nella lunga esperienza maturata nel mondo del volley indoor e nell'organizzazione di eventi. I tornei saranno disputati in ciascuna provincia, tranne che per l'Aquila, per cui il territorio sono comunque in programma delle iniziative e con il meccanismo infatti del circuito della manifestazione a tappe che intende coinvolgere i giocatori in ciascun torneo. Le categorie interessate sono la maschile e femminile Under 19 e le finali richieste sulle date dei giocatori di molte regioni del centro-nord Italia. Un grande evento dunque per l'Abruzzo che richiamerà la partecipazione di tanti appassionati di beach volley. Sappiamo che viviamo un momento. La pagina di cultura e spettacoli con l'arte è ancora a Pineto, dove il comune ha organizzato una mostra di pittura oli su tela a Villa Figliani dal 24 giugno al 30 giugno. Espone Nicola Petrelli dal titolo Divagazione nel mondo dell'arte. Il ricavato della vendita delle opere sarà devoluto a Casa Madre Ester, impegnata nella tutela dell'infanzia. La mostra, lo ricordiamo, rimarrà aperta dalle 18 alle 23 a Villa Figliani di Pineto. E presso la fattoria sociale Rura Bilandia è partita ufficialmente la stagione estiva con tanti appuntamenti. Poche sere fa si è svolta infatti la prima iniziativa in programma dal titolo Per un'estate diversa, una serata accompagnata da tanta musica e tanto divertimento e dalle degustazioni dei prodotti della prima fattoria sociale d'Abruzzo Rura Bilandia. E chiudiamo adesso in bellezza mostrandovi le immagini che sono andate in onda ieri nella rubrica del TG2 Si Viaggiare, perché ancora una volta Atri, Pineto e Silvi sono state protagoniste della rubrica del TG2 Si Viaggiare, è andato in onda proprio ieri alle 13.45, un ampio servizio realizzato su Atri, Pineto e Silvi. In 5 minuti, lo vedete nelle immagini, sono state mostrate ai telespettatori le bellezze monumentali e naturalistiche della regina delle colline. Un intero speciale anche alle attrazioni turistiche della cittadina e ai suoi tesori. Già in passato la rubrica TG2 Si Viaggiare aveva dedicato un ampio servizio alla città ducale. Sotto la lente di ingrandimento delle telecamere sono finite la cattedrale e nelle precedenti puntate anche lo splendido coro del Delizio e i panorami mozzafiato dei Calanchi. Efficaci anche le riprese effettuate sotto le scuderie di Palazzo Ducale, recentemente trasformate in area espositiva. Maggior risalto anche alle splendide spiagge abruzzesi, quelle di Silvi e Pineto, soprattutto con l'apertura ufficiale della stagione balneare 2013. E su queste splendide immagini ci salutiamo, vi lascio ora al meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. We'll be right back.
giornata da Silvia Carabello. Ecco le previsioni per domenica 23 giugno 2013. Il tempo cambia, l'anticiclone Ade subisce un attacco nella sua parte settentrionale dove giungeranno temporali anche molto forti, ma entriamo nel dettaglio. Al nord sarà bel tempo al mattino, dal pomeriggio aumentano le nubi sulle Alpi e prealpi tutte con l'arrivo entro sera di rovesce temporali anche violenti e grandinigeni che si portano anche sulle medio-alte pianure entro la notte. Al centro in prevalenza poco nuvoloso con maggiori addensamenti pomeridiani sui rilievi abruzzesi, molisani e laziali associati anche a qualche rovescio o breve temporale. Nelle regioni meridionali avremo una nuvolosità diffusa su tutti i settori ma generalmente priva di fenomeni o tutt'al più con qualche piovasco occasionale ma di breve durata. I venti spirano moderati di libeccio sul Mar Ligure di direzione variabile sugli altri mari ma più settentrionali sul medio e basso Adriatico. Vediamo che cosa ci dicono le temperature previste per questa giornata. Minime stazionarie su tutte le regioni con valori che oscilleranno tra i 14 e i 22 gradi. Durante il giorno avremo un caldo nella norma su tutta la penisola con temperature comprese tra i 27 e i 31 gradi su tutta la penisola. Ben ritrovati, buona giornata e soprattutto, come giusto che sia, buona domenica. Bene, 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 bene. Intanto vi dico che oggi fino alle 13:32 avete la possibilità di festeggiare, di propiziare magicamente, perché domani è San Giovanni, ma la giornata importante è questa. E perché poi c'è la luna piena, perché poi ci sono tutte quelle piccole o grandi cose che avvengono in questo momento speciale dell'anno. Bene, questo è un messaggio per chi capisce che cosa voglio intendere. Allora, miei cari arrivati sotto il segno dell'Ariete, la luna è in Capricorno, vi suggerisce di avere maggiore pazienza, disponibilità nei confronti di chi sta con voi, perché la luna è in Capricorno tendenzialmente molto rigida, per cui miei cari Ariete dovete essere un pochino più comprensivi. Toro, a voi non lo dico neanche, perché voi quando parlate siete quelli che dite che capite sempre tutto. Beati voi, Io ci credo poco, ma in questa giornata anche mi sento in dovere di consigliarvi in questa domenica di essere un pochino più elastici, va bene così? Ok, andiamo avanti. Pronostico invece per i nati sotto il segno, ovviamente, dei gemelli, che cosa vi posso annunciare? Intanto vi dico che se siete intenzionati a farvi un qualche prima giornata di mare, proteggetevi, no? Crematevi, mettetevi la protezione, insomma abbiate cura di voi, non fate come al solito gli scapestrati, sia le femminucce dei gemelli che i maschietti, ok? Questo è il primo consiglio. Ed ora passiamo al segno del Cancro. A voi io sconsiglio di esporvi al sole in questo momento, ma se lo fate, lo fate moderatamente. Invece la negazione totale della giornata è di avere cura della vostra alimentazione, perché alcune volte trovate conforto nei cibi molto ricchi e molto grassi, evitate. Leone, a voi non lo dico neanche perché insomma siete sempre molto attenti all'immagine, vi dico che comunque bevete tanto in questa giornata, se vi esponete al sole in questa domenica, perché insomma siamo a giugno e molte sono le persone che hanno questa opportunità, di farlo con moderazione e soprattutto copritevi il viso, miei cari nati sotto il segno del Leone. Andiamo avanti per i nati sotto il segno della Vergine, voi non vi devo dare nessun consiglio perché siete super attrezzati se andate al mare, ma c'è un ma, bevete, perché la Vergine tendenzialmente beve poco, sia i maschietti che le femminucce, e di poi a fine giornata si trovano un po' disidratati e l'acqua è importante per tutti noi, non solo per un singolo segno, ma per tutti. Va bene, passiamo al segno della Bilancia. Un po' confusi oggi con questa luna in Capricorno, non starete bene né sotto l'ombrellone, né al ristorante, né a fare la passeggiata, per cui chi ha una relazione con una Bilancia portate pazienza, soprattutto se siete Pesci oppure, perché no, Arieti. Allora, avete una relazione con la Bilancia? Oggi è una giornataccia, ve lo dico già, pazienza. Andiamo avanti con il segno dello Scorpione, sarete molto invidiati perché stranamente il vostro fascino prevale, la vostra sensualità prevale e molte donne
andranno in rivalità, per cui maschi dell'Ariete e maschi dello Scorpione, state attenti perché oggi è una giornata particolare per le scorpioncine. Sagittario, dovete avere maggiore attenzione a che cosa? A chiavi, documenti, denaro, perché oggi siete un po' svalvolati, soprattutto le femminucce del Sagittario, in questa domenica datata 22 giugno. Attenzione, non perdete nulla di importante, documenti, chiavi, perché oggi siete un po' così, assenti, non siete presenti. Capricorno, una domenica tranquilla, una domenica che, malgrado la luna nel segno, influenza sia chi è nato sotto il segno del Capricorno, sia chi è ascendente Capricorno, ma malgrado tutto voi tenete saldo il vostro umore e la vostra, la vostra quotidianità. Sarete forse quelli più saldi nella giornata di domenica. Acquario, anche voi come la Bilancia sarete un po' insofferenti, sia i maschietti che le femminucce dell'Acquario sarete un po' capricciosetti. Se avete una relazione con Bilancia oppure avete una relazione col vostro stesso segno, attenzione, moderate le parole. Ed ora passiamo al segno incontenibile dei Pesci, i più giovani nati sotto il segno dei Pesci, soprattutto i maschi. Siate fedeli, non state sempre lì a sbattere gli occhi languidi che avete, a sedurre gli altri, perché oggi rischiate involontariamente, in questa domenica che prendete il primo sole, di ricevere un po' qualche secchiata d'acqua dalla vostra compagna o dal vostro compagno. Io ve l'ho detto, poi fate quello che volete. Benissimo, con allegria, con spirito di ottimismo e come sempre, veramente con tutto il mio cuore, vi auguro una buona domenica, vi do appuntamento a domani, sempre su questa emittente, sempre in mia compagnia, vi lascio in compagnia del mio numero, chiamatemi, ciao a tutti!